Bentrovati, in questo secondo step andiamo a realizzare le parti mancanti al nostro progettino. Nel primo step, nei materiali che vi ho detto di procurarvi, ci servivano delle perline come queste. Io ne ho di legno, ma potete usare perline di vetro, di plastica o dei piccoli bottoncini. Non devono essere eccessivamente grandi perché ci serviranno per fare dei piccoli piedini. Ci servivano inoltre delle sfere come queste. In commercio ce ne sono di varie misure. Queste sono al naturale, mentre quelle che io andrò ad usare sono da 3 centimetri di diametro e hanno già una faccina disegnata. Nel caso voi non disponiate di queste faccine, potete benissimo comprare le sfere al naturale e poi disegnare voi i lineamenti che più vi piacciono. Queste piccoline io le andrò a lavorare assieme al filo. Se voi non avete un uncino che passa agevolmente attraverso il buchino della vostra perlina e quindi non potrete lavorarlo assieme al filo, potete cucirle alla fine. Andiamo a prendere il nostro filo, faccio il nodino iniziale e lavoro 3 catenelle, una, due e tre. Allungo un pochino la solina, vado a prendere una delle perline, faccio passare il filo attraverso il foro in questo modo, fisso con una catenella, carico di nuovo. Vado nella prima catenella di lavorazione, estraggo il filo e lavoro la mia maglia alta per fissare ulteriormente la perlina. E questa sarà il piedino del nostro cappio. Vado a lavorare adesso un numero sufficiente di catenelle che mi servirà per poi assemblare tutti i pezzi. Mi sono bastate 130 catenelle che misurano all'incirca 32 centimetri. L'altra perlina la andiamo a inserire allo stesso modo. Faccio passare il cappietto attraverso il forellino, lavoro un punto catenella, carico il filo, porto a stringere verso il basso la perlina verso il filo con il quale abbiamo chiuso il punto catenella, entro nella prima catenella a disposizione e vado a lavorare la maglia alta per fissare ancora la perlina e continuo lavorando un punto basso per ogni catenella disponibile fino ad arrivare dall'altro lato, dove abbiamo l'altra perlina, e qui affrancheremo il filo e abbiamo terminato il cappio che ci servirà per l'assemblaggio. Io mi porto avanti e poi vi faccio vedere l'ultimo pezzo, un piccolo cono che useremo come cappello, che si compone solo di 6 giri ed è tutto lavorato a maglia alta. Lavorate tutte le catenelle con il punto basso, siamo dall'altro lato, entriamo, vedete, all'interno di questo anellino che si è formato intorno alla perlina, estraiamo il filo e lavoriamo un punto basso.
Se occorre, ne lavoriamo un altro. Diamo un punto catenella, allunghiamo il filo e tagliamo. E abbiamo finito il cappio che useremo per mettere insieme tutti i pezzetti. Quindi abbiamo il cappio, abbiamo la sfera che useremo come testa, abbiamo la campanella che useremo come corpo e ci manca il cappellino. Il cappellino è un semplice cono, come vi dicevo prima, lavorato tutto a maglia alta. Sono partita con 3 catenelle chiuse nella prima con una maglia alta. Nel cerchietto che si è formato ho lavorato 10 punti alti. Il secondo giro ho lavorato punto su punto 10 punti alti. Nel terzo giro ho lavorato un punto ed un aumento. Il quarto e il quinto sono lavorati punto su punto, quelli ricavati dal terzo giro, e nell'ultimo e sesto giro ho lavorato 2 punti ed un aumento. In quest'ultimo giro dobbiamo ritrovarci con 20 punti alti. Ho affrancato e tagliato il filo e abbiamo lavorato anche il nostro cappellino. Naturalmente, l'ultimo giro deve corrispondere alla circonferenza della pallina. Vedete? Questo come calza bene. Se la vostra pallina è di una dimensione differente, adeguerete voi i giri di lavorazione che vi serviranno per andare a creare il cappellino. A me sono bastati 6 giri. Lo andremo ad assemblare semplicemente facendo passare il cappio attraverso il corpo, la testa e il cappello, e come risultato avremo questo grazioso campanellino da appendere all'albero. Naturalmente, dopo che avrete assemblato i pezzi, andremo a fissarli con un punto di colla a caldo, la testa sulla campanellina, il cappello sulla testa e un piccolo goccio di colla anche sotto la campanella per tenere ferme le due codine che fungono da gambine. Quindi, una volta che abbiamo lavorato il cappio, lo pieghiamo per metà, vedete, lo facciamo passare attraverso la campanella in questo modo. Nel caso ci aiutiamo con l'uncinetto, entro attraverso i forellini della testina e faccio passare il cappio attraverso la testina. Faccio lo stesso con il cappellino in questo modo. Ecco qui. Adesso non ci resta che sistemare il tutto e fissare con un punto di colla a caldo. Come al solito, io vi do l'idea, lascio a voi la facoltà delle decorazioni. Questo è il risultato. Io ho messo dei piccoli pompon sopra il cappello e una stellina glitterata fatta con delle piccole fustelle. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!